Diretta ancora su Radio Sirisa con il nostro Stemma. Siamo su un tavolo a picnic al Parco Arcadia e ci siete anche voi che ci guardate da casa con la nostra Erika, la nostra Erika, con la nostra Elisa. Ciao. E con me. Vale. Tocca a voi. Allora, abbiamo in diretta uno scoiattolo e un pavone a un po' di metri di distanza. Comunque, prendiamoli. Ce la fai il nostro qualcosa? Ad inquadrarli, è scappato. Lì c'è uno scoiattolo che sembra una marmotta imbizzarrita. Poi, eccola il nostro amico Ma-O. Seguiteci a vedere il nostro amico Ma-O. Andiamo. Fa paura. Siamo in diretta. Il pieno scoiattolo di guai. Ecco, guardate, il nostro amico Ma-O. Sono rette in candela. Come va la vita? Poverino, lo spaventi. L'ho aspettata, il riso non è stata gravita. Vieni, dammi che sei lo scoiattolo. Dammi. Diamoli. Aspetta, vediamo se gliela mangia, vediamo. È successo per l'orito, capisco se l'ho sbattata due piatti. No. Vieni qui! Vieni, tu devi mangiare. Puoi sbizzarrire. Ma te hai mangiato un piatto? Due piatti. Avrò fatto digestione. Digitate. Appoggiamolo qui e scappiamo. Lui fa delle digestioni di riso, ma noi abbiamo fatto indigestione di risate, bella. Comunque. Torniamo a posto. Eccoci qua, con Ma-O non ci ha voluto, ha ricambiato l'ennesimo piatto. No, aspettate. È delusione d'amore. Abbiamo avuto la prima delusione d'amore. E gli ho invitato, voglio bene. Ok. Andiamo, avventuriamoci. Però può essere selvaggio. Ma-O a tutti! Non li serviamo un pavone! Comunque adesso li dobbiamo lasciare perché siamo stati andare... in seguimento in un pavone! Ti voglio bene! Anche la parte di Snoopy! Davvero, ti voglio bene! Davvero!